Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Nerclub, io sono Ghela. Quando mi sono trasferito in questa casa ho trovato subito una piccola difficoltà, ovvero la presa del telefono. Il doppino telefonico è proprio in fondo di là, dall'altra parte della stanza, a circa 5-6 metri nel senso opposto. Quindi per poter arrivare fino a qui con un cavo avrei dovuto fare un po' il giro di tutta la stanza ed è effettivamente quello che ho deciso di fare. Il motivo è molto semplice, preferisco evitare di avere una connessione wireless, soprattutto per streamare, perché non è molto stabile. E poi c'è un altro problema, io effettuo tantissimi backup di file molto molto pesanti, quindi ho bisogno di velocità. Ho preso quindi i miei 10 metri di cavo, ho preso tutti gli adattatori che servivano, la crimpatrice, mi sono preparati i miei cavi e ho attaccato lo switch che mi sono sempre portato con me da ormai anni. È uno switch che fa il suo mestiere, fa quello che deve fare, ovvero mi aiuta a creare una rete locale qui all'interno della mia casa per poter collegare più device e quindi più computer alla stessa rete. E in questo modo posso anche godere della fibra alla massima velocità perché lo switch è collegato direttamente al router proprio vicino alla presa del telefono. E devo dire che fin qui tutto ok, mi sono sempre trovato abbastanza bene. Certo, questo switch ha alcuni cali, ma qualche settimana fa Netgear mi ha contattato e mi ha detto di aver creato uno switch dedicato proprio a chi fa streaming e gioca online, oppure che guarda qualche film magari su Netflix. Beh, avrei mai potuto rinunciare a un'opportunità del genere? No, quindi ho detto certo, mandatemelo e lo metterò alla prova. E in questo video voglio proprio raccontarvi quella che è stata la mia esperienza nell'utilizzare il Nighthawk S8000 di Netgear, ma subito dopo la sigla. I was blind by the way that I wanted us to be. I should have known better than. Why couldn't I just comprehend that the picture. Credo sappiate quasi tutti che cosa sia uno switch, però giusto per coloro che magari non ne hanno mai sentito parlare, è una sorta di ciabatta, un po' come se fosse quella della corrente, e serve per condividere la rete internet che arriva direttamente dal vostro router a più dispositivi collegati contemporaneamente. Ce ne sono da 8 porte, 16 porte, 32, fino veramente a numeri esagerati, ma non è il nostro caso. Oltre a questo ci permette anche di fare una cosa molto più importante, ovvero andare a unire e far parlare tra di loro diversi device, computer, NAS esterni per il backup o qualsiasi dispositivo dotato di porta Ethernet. Per iniziare voglio dirvi anche una cosa fondamentale. È importante sì pensare a quale device, quindi quale switch comprare, però è necessario anche stare attenti a quali cavi andremo a utilizzare nella nostra rete locale. Spesso e volentieri insieme ai router arrivano dei semplici cavi categoria 5. Beh, non sono ideali. Sicuramente è meglio stare su una categoria 6. Non voglio però ora soffermarmi su questo aspetto, magari un giorno ci farò un video apposta perché è un tema abbastanza complesso. Ma torniamo adesso all'S8000. Innanzitutto per il lato estetico devo dire che è molto interessante, ha un design futuristico in un certo senso ed è molto in linea con il loro target, ovvero quello dei gamer e degli streamer. Però diciamocelo, questo switch va bene per chiunque avesse bisogno di trasferire dei dati molto pesanti e quindi farci dei backup, come per chi fosse molto pignolo per quanto riguarda la connessione internet e quindi tentare almeno di non creare dei ritardi all'interno della propria rete locale, perché ovviamente uno switch non può migliorare la vostra rete internet, però può far sì che almeno la connessione che arriva dal router ai vostri computer non venga influenzata da nient'altro. Abbiamo 8 porte disponibili, o meglio 7 in realtà, perché una di queste verrà occupata dal cavo che arriva direttamente dal vostro router. Ovviamente queste sono porte gigabit, quindi non abbiamo grossi problemi per quanto riguarda la banda per il trasferimento dei nostri dati. E collegarlo al computer e farlo funzionare è questione veramente di pochi secondi. Tutti gli switch non hanno bisogno di installazione di driver di alcun tipo, quindi basterà collegarlo alla corrente, far arrivare il cavo dal router fino a una delle porte disponibili e collegare i vostri computer sempre tramite cavi Ethernet. Fatto questo, già potete tranquillamente usufruire della vostra rete interna come della connessione a internet. Netgear però mette a disposizione anche delle funzioni aggiuntive che sono completamente facoltative, potete anche non interessarvene mai. Queste funzionalità però servono per andare a dare delle priorità alle singole porte. Mettiamo il caso ad esempio che abbiate collegato due computer diversi, sul primo state guardando Netflix e sul secondo state giocando. Molto probabilmente preferireste avere più banda, più tranquillità e stabilità per il gioco, ma vi potete preoccupare tutto sommato meno per quanto riguarda Netflix, perché tanto ha il suo buffer di caricamento, quindi riuscireste comunque a guardarvi il film mentre state giocando, perché magari siete super multitasking senza alcun problema.
Inoltre potrete anche verificare lo stato delle singole porte e il funzionamento dei singoli device, quindi se effettivamente la comunicazione con i vari computer o dispositivi funziona alla grande. Però come detto, queste sono cose extra, potete usarle, come no, sta un po' a voi. Vabbè, tante belle parole, parliamo di gigabit, parliamo di un'estetica veramente accattivante, cosa non da poco in realtà per gli Switch che normalmente sono molto anonimi e brutti. Però concretamente, che valore aggiunto dà alla vostra rete e quindi diciamo alla vostra postazione? Beh, indubbiamente la velocità e la stabilità di connessione. Come vi ho detto prima, l'ho messo veramente alla prova, sia per quanto riguarda i backup, per lo streaming, per il gioco e tanto altro ancora. Però i risultati di per sé, seppur soddisfacenti, non mi davano l'idea veramente di questo valore aggiunto. Per questo motivo ho deciso di confrontarlo con una tecnologia diversa innanzitutto, ovvero il Wi-Fi, e anche con dispositivi diversi. Il primo rivale, quindi rimanendo sulla stessa tecnologia, è uno Switch Sitecom da 5 porte, sempre gigabit, quindi non usciamo comunque dal seminato, non sto utilizzando qualcosa di troppo vecchio, che però, come vi ho detto, non è mai stato super efficiente. Per poi passare invece a dispositivi wireless, il primo è una chiavetta di dubbia provenienza, sicuramente cinese, ma non so il brand perché non c'è mai stato scritto sopra, e invece poi un altro prodotto Netgear che vedete qui, ed è una chiavetta Wi-Fi veramente potente perché raggiunge i 1200 megabit per secondo. E devo dire che per un dispositivo di rete wireless è veramente tanta roba. Non vi voglio però tediare più di tanto, quindi non ho fatto riprese particolari, ho preparato semplicemente dei grafici che vi mettono poi i risultati finali dei miei test. I test effettivamente sono stati due, il primo per quanto riguarda il trasferimento di un file da 10 giga da un computer all'altro e verso anche un NAS esterno, ma più o meno è la stessa cosa. E lì potrete vedere con i vostri occhi quanto tempo ci è voluto per fare questo trasferimento e anche quanti megabyte per secondo effettivamente riescono a trasferire. Il secondo test invece l'ho fatto per verificare se effettivamente c'è anche un miglioramento lato ping e connessione internet, quindi se si ha una perdita o meno e di quanto tra il router e i nostri computer. Vi lascio quindi a questi dati e noi ci vediamo subito dopo con le considerazioni finali. Beh ragazzi, i dati e i numeri parlano da sé. Questo prodotto, questo Switch è veramente eccezionale. Praticamente ho raddoppiato la velocità di trasferimento dei dati. E quindi in poco meno di 2 minuti il mio file da 10 giga è stato backuppato e anche spostato su un altro computer. Quindi è stato veramente qualcosa di incredibile. Mi ha stupito anche tantissimo la chiavetta wireless, sempre di Netgear, la 6210. Ha praticamente surclassato l'altra chiavetta USB wireless che avevo in dotazione. Non c'è veramente paragone. Ho visto che qualche giorno fa anche Blink46 ha parlato proprio di questo Switch di Netgear, l'S8000, quindi vi consiglio di andare a vedere anche il suo punto di vista, è sempre bello, comunque interessante, vedere le opinioni di più youtuber per farsi una propria opinione. Vi lascio quindi il suo link sia qui nelle info che in descrizione, qualora non l'aveste ancora visto. Bene ragazzi, voi cosa ne dite? Vi ha convinto questo Switch? Vi interessa? Sicuramente può migliorare tantissimo la vostra rete interna, soprattutto come l'ho ribadito 1000 volte, vi dovesse servire a salvare tanti file e molto pesanti, quindi fare dei veri e propri backup. Per il resto penso che farei molta fatica ormai a non averlo più qui con me, questo Switch. Mi sta aiutando tantissimo. Se avete dubbi o perplessità riguardo a questo prodotto, lasciatemi un commento qui sotto oppure su tutti i nostri social e trovate come sempre i link in descrizione. Come sempre, se il video vi è piaciuto lasciate un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo sicuramente con il prossimo video. A presto!